Avete scegliamo? E quando mi vieno sul sei caffè, aspetta. Lo caffè ci la spia a due Vicenze. Ma no, ma si piglia mezza lire e me. Voi pigliate avere la due Vicenze. Ma no, caffè vostro è nata così, c'è la scrittura essa. Non c'è no. Voi state facendo una barba. No, mi sto tagliando i cavoli. Ma non ho visto che mi sto facendo una barba. C'è bisogno di domandare. Conservate il fiato e usatelo quando siete interrogato. Scusate, sbagliato. Non c'è no, ma secondo voi abbiamo team apposta questa situazione, o no? Vabbè, tu hai scherzato. E io ti dico che se fossi il ministro di non so quale ramo, perché non so a quale ministero dipende, ti mettessi subito apposta la situazione. E secondo me perché manca roba? Ma stato zitto, non manca niente, c'è sta tutto, scarpe, vestito, farina, burro, e sempre la stessa musica. E come si intende? Tu sei troppo giovane e non ti puoi ricordare. È come l'altra guerra, quando succedeva il gioco di prestigio la roba spariva per fare i sei prezzi. Secondo te perché si fanno le guerre? Perché? Fai sparire la roba! Il Calmiere, secondo voi? Ah, il Calmiere, secondo me il Calmiere è il governo che sbaglia, perché tu governa, mettendo il Calmiere, alimenti automaticamente l'astuzia del commerciante e dell'italiano. Il povero consumatore non tiene che tre vie da usare. O se morì fame, o va all'emosino, o va in galera. Il mio disegno di legge, se avessi voce in capitolo, il mio disegno di legge. Salute! Sarebbe... Buongiorno! Buongiorno! Don Cenna, fateci sentire questo disegno di legge. Qui siete venuti a pio caffè. Gliate pelle. Ah, ma che? Non potremmo sedere, non c'è no. Maria Rosa, hai fatto questo caffè? Un minuto! Ghiamma! Dunque. Allora, dunque, qua si parlava della sparizione dei generi. Io dico che è la colpa del Calmiere. Beh, io farei in questo modo. Le città d'Italia quante sono? Vabbè, diciamo che non lo sappiamo, va. Diciamo che per fare un conto facile sono 5. Per ogni città il fabbisogno è 1 chilo di farina a testa. Diciamo 1 milione di chilogrammi di farina. A te governo, che ti sono 50-60 milioni? Apri uno spaccio facendo finta che è privato e lancia la farina in coppa al mercato a 10 lire. Che succede? Succede che gli altri negozianti, non sapendo che lo spaccio è finto, pigli un negoziante o tozzo ne cagava in coppa o banco. Oh, no. C'è stata l'iniziativa privata. No, brigate sfottano, fatta la barba e fornisce dove essere. Oggi no, e per la circolazione delle macchine, data la mancanza della benzina, avete pensato a qualcosa? Come no, un altro disegno di legge. Per ogni automobile 9 autisti. 9 autisti. Uno al volante e 8 allo spinderaggio. Permesso, buongiorno. Buongiorno. Ho caffè sta momento, l'ho pigliato fresco. Sì, grazie, stanotte non ho chiuso occhi e tengo un bel ororia. Quella mia moglie, quando sente la sirena, diventa uno straccio. Dopo un'ora e mezza di ricovero, siamo tornati a casa con 3 chiuvi di apris e che vuoi dire? Ha continuato a tremare come una foglia per tutta la notte. Ma che stanotte i bombe l'hanno manata? Sì, guarda, vedete, colpiti 2 palazzi a Rione Margherita e 2 fabbricati a Capo. Vicino te posso arredare. Proprio là. Sta cominciando a fovere. Bravo, vai. Stamattina come è venuto? Grazie. Andiamo. Scusate, Giulia. Poi, zero là. Complimento, Nama. Stamattina è dritto. Bravo, questo.